C non è più la terza lettera dell'alfabeto, non solo la terza lettera dell'alfabeto, no? Adesso possiamo parlare di C? Beh, ormai sì, ma siamo riusciti a ottenere il risultato che ci si era prefissi, quindi sì, si può parlare sicuramente di C. E di che fa di caccia o no? Beh, la normalità nel senso che fa parte del campionato, ci sono state delle difficoltà, altre cose andate molto bene, e poi il risultato è quello che serviva, insomma, vincere il campionato con le buone o con le cattive, bisognava vincerlo, noi l'abbiamo fatto. Mister, dopo la sbornia dei festeggiamenti ti senti un po' più leggero? No, io sono leggero, ma ancora non ho fatto la sbornia dei festeggiamenti, ancora devono iniziare, però sono molto molto contento sinceramente. Ecco, avendo trascorso un anno comunque molto impegnativo sul piano emotivo, anche dello stress, insomma, che questo campionato ha procurato, adesso come si sente? Insomma, qual è il suo stato d'animo? No, io mi sentivo bene anche prima, fa parte dello stress, fa parte di questo mondo, c'è uno che non vuole essere stressato, probabilmente non può fare questo tipo di lavoro, e soprattutto in piazze così importanti, quindi fa parte del gioco. È stata una cosa piacevole, bella, stimolante perché lavorare qua sinceramente è molto bello, è stimolante per tutto, per le difficoltà che si possono incontrare, perché una città come Bari pretende moltissimo, quindi da quel punto di vista lì probabilmente è tanta roba, insomma, ti stimola a poter fare sempre meglio, quindi io sono felice di essere stato qua, di essere qua, e quindi sono contento per come sono andate le cose. Facciamo un giro, facciamo Cristian, sì. Franco, Enzo e Davide. La promozione ottenuta, si vuol togliere qualche sassolino dalla strada? No, volevo togliere, ma non me lo tolgo. È l'occasione per farlo. No, non posso. Nulla? No, nulla. No, sono contento, dai, io. Ripeto, le critiche, quando arrivano le critiche sono, a me fa, io reagisco in una maniera per me valida, nel senso che mi dà lo stimolo per poter far vedere che a mia ragione non sono critiche fondate, e quindi mi stimola, è una cosa che mi stimola sinceramente, per cui ce ne sono state tante, sono contento di questo. Se non c'erano probabilmente ero contento lo stesso, però se non ci fossero state, però va bene, insomma. Franco? Che effetto ti ha fatto quando ti hanno detto della conferma? Della? No. Della conferma che abbiamo vinto. La conferma, mi sono accorto. Sul piano professionale la conferma a Bari per la C, oppure... Qui non si è parlato di niente. Dovuto, eh? No, qui di dovuto non c'è niente. È dovuto, non c'è niente, non si è parlato di niente, quindi non ci sono problemi, ancora c'è tempo. Tu saresti felice di rimanere? Io, a questa domanda non voglio rispondere, perché sennò la girata un po'. No, la girata come mi pare, quindi non esiste, insomma. C'è una cosa però, adesso a parte gli scherzi, è chiaro che stavamo scherzando, sappiamo, non avete parlato. Però una domanda si può fare da questo punto di vista. Ti aspettavi già di parlare? In genere, cioè tu hai vinto un campionato, non è che hai fatto una passeggiata di piacere. La società ha detto questo argomento lo affronteremo a tempo debito e quando lo riterremo opportuno. Tu come professionista ti aspettavi in cuor tuo di avere già una risposta o no? O credi che sia nella prassi e giusto così? Io non so se nella prassi, però va bene così. Cioè, io veramente non mi sono mai creato... Questi sì, non me li sono mai creati perché ma stanno facendo lavori forse. Non lo so. I festeggiamenti. Sì, probabilmente sì. Cominciano le logistiche. Però qua stiamo parlando di lavoro, non è che stiamo parlando di una cosa qualsiasi, tu devi sapere l'anno prossimo cosa devi fare. Beh, io lo so. Una cosa voglio dire. No, che c'entra, però c'è tempo, ancora mancano due partite. Due partite alla fine del campionato, no, non mi sono mai creato problemi, ma realmente lo dico, perché non mi faccio di questi problemi, nel senso che l'obiettivo primario era quello di riuscire ad ottenere il risultato, no? Che ci si era prefissati, ho cercato di mettercela tutta con quello che stanno nelle mie possibilità,
E poi alla fine dell'anno si vedrà, insomma, se la società sarà contenta, bene, se non sarà contenta, io ringrazio lo stesso per quello, per l'opportunità che mi hanno dato, perché è un'opportunità sicuramente bella. Parecchia gente sarebbe voluta stare al posto mio, mi sembra. E quindi tu prova a pensare quanta felicità posso avere io addosso. C'è qualche tra i vari critiche, una che proprio non hai mandato giù, una cosa che ti sembra di ingenerosa in questo momento? No, ingenerosa no, io ragiono in maniera diversa. Non so neanche se, non lo so, no, in generosa no, però nel momento in cui mi vanno a chiedere qualcosa di qualcuno che fa il mio stesso lavoro, io sono molto riflessivo nel mio giudizio, non essendo dentro a quello che, so come spiegarvelo, se io dovessi parlare di un allenatore che allena una squadra che sta per vincere il campionato di Serie D, la cosa che direi subito che probabilmente è sta per vincere, che stava facendo bene, ma non che dico che era troppo facile, cioè non lo metterei, questa è un'idea che ho io, non so se mi sono spiegato, voglio dire, è troppo facile sparare, no, addosso, no, questo è un campionato che era talmente facile da vincere, invece in realtà per uno che fa parte del mondo del calcio sa che in qualsiasi categoria è difficile, ma in qualsiasi categoria, a prescindere da quello che possono aver speso qua o quello che non possono aver speso, perché la realtà è che non è che tu spendi tanto e sei sicuro di vincere, la realtà è quella, secondo me. E quindi io da quel punto di vista lì sarei un pochettino più attento, almeno questa è la mia filosofia, cioè io la penso in questa maniera qua. Quindi quando vedo che qualcuno dice queste cose qua, per me... Capito bene, qualcuno, un tuo collega, No, qualcuno in generale che dice ste stronzate, per me, cioè, non ha rispetto, no? Come loro non hanno avuto nei miei confronti, io probabilmente non ho rispetto di queste cose. Però finisce lì, non è un problema assolutamente, ognuno è libero assolutamente di dire quello che gli pare. Però sono anche io libero di dire il mio pensiero, quindi non c'è problema. Però è finisce. Una volta ti ha evitato, diciamo, il fatto di non offrire un grandissimo spettacolo. Ma probabilmente. È la D che è un campionato quasi vietato? No, oppure la squadra per come è stata costruita? Assolutamente, è un insieme di cose. Qui non c'era tempo di poter dire ok, il calcio è champagne, non c'è tempo. Poi alla fine non vinci e ti dico tu sei bravo a far giocare la squadra ma non hai vinto. La realtà è che qui devi essere molto pratico, soprattutto in Serie D. Dove devi assolutamente vincere, no? A prescindere da come fai la squadra, come non la fai, quando parti, quando non parti, tu devi vincere. E per poter vincere devi essere concreto da subito. E noi abbiamo cercato di esserlo, si poteva fare anche meglio a livello di gioco sicuramente, però da quel punto di vista lì voglio dire ci sarà tempo, o per me o per qualcun altro insomma. Davide, Michele, e poi l'altro Davide, e poi ricominciamo. Mister, a questo proposito però in effetti non credo sia un modo di dire che per giocare bene bisogna essere in due, e spesso il Bari ha giocato contro squadre che non avevano nessuna intenzione di giocare. In più credo che insomma sia anche una modalità di scelta di vincere, diciamo valorizzare le qualità che una squadra ha. Tutto sommato il Bari le sue qualità le ha tirate fuori, il fatto sta che i suoi singoli sono andati bene al punto che hanno fatto bene come collettivo, non c'è stato un solo trascinatore. Quindi anche se, voglio dire, pure a noi può aver fatto dispiacere perdere qualche partita perché siamo a Bari, perché ne abbiamo viste di tutti i colori in questi ultimi anni, però credo che vada riconosciuto anche che il risultato è arrivato attraverso qualche fattore. Il risultato è arrivato perché c'è stato un lavoro dietro, non è uno che, voglio dire, non ci sia stato un lavoro, che poi è un calcio che possa piacere meno, e quello sono convinto che sia una cosa ragionevole, ma la squadra anche per come è stata costruita poi strutturalmente secondo me aveva delle qualità dove tu devi riuscire a dare ad accenderle, no? questa squadra che attaccava bene la profondità. Quando voi dicevate che in mezzo probabilmente non c'era un play, no? Un giocatore che dettava i tempi, probabilmente è vero, ma è una squadra che aveva due giocatori o tre giocatori, Feola un pochettino meno perché ha giocato un pochettino meno, ma
altri due giocatori che erano bravissimi a riconquistare palla e a verticalizzare subito, insomma due giocatori che probabilmente non avevano le caratteristiche di un play che dettava i tempi, però una squadra che ha subito fino adesso, mancano due partite, ma ha subito pochissimi gol, probabilmente perché anche il passaggio da lì, cioè, riuscivano a difendere bene, ad aiutare la linea difensiva, con meno qualità nel riproporre il gioco, no? come si vuole, però ognuno cerca di sfruttare le proprie qualità. I giocatori che erano bravissimi nelle ripartenze, no? Floriano, Neglia, Simeri, giocatori che hanno una caratteristica nel ripartire molto bene, quindi uno deve cercare di sfruttare le caratteristiche che ha. Secondo me ci siamo riusciti, anche perché i risultati parlano chiaro, però probabilmente si poteva giocare anche meglio. Non so se poi sì, probabilmente si riusciva a vincere ugualmente, però ognuno è andato per la propria via e noi siamo andati su questa. Abbiamo cercato di seguire questa in maniera molto serena, molto, molto tranquilla. Sì, mister, i complimenti ce li siamo già fatti, anzi li ho già fatti. Giovedì scorso a Troina c'è una fotografica in questo momento che, come dire, che credo sia abbastanza chiara e nitida. Credo che lei, come dire, la riconosca. C'è una fetta di questa tifoseria, di questa città, no? Che ritiene che quantomeno che lei non sia proprio l'allenatore ideale per questo caso. E questo ha torto o ha ragione? Io non entro nel merito in questo momento, però c'è questa fotografia, credo che lei se ne accorga, no? Anche allo stadio ci sono stati, insomma, dei momenti in cui questa contestazione, chiamiamola pure così, nei suoi confronti è apparsa abbastanza chiara. Pensa che questo possa essere un ostacolo verso la sua riconferma? E nel caso in cui lei sia riconfermato, come pensa di poter rimuovere questo ostacolo? Lei provi a pensare quanta energia mi dà una cosa del genere. Me ne dà tanta perché, ripeto, ognuno è libero di pensare quello che vuole. E quindi a me personalmente mi dà una carica enorme, cioè quello di poter far vedere realmente il mio valore, che può essere limitato, però qualcosina ci può anche essere. E quindi per me è uno stimolo enorme. Se poi va a condizionare le scelte, per me è un problema grande. Ma non per me personalmente, parlo in generale, cioè che la gente possa decidere se un allenatore può essere riconfermato o meno, secondo me va a discapito di una società probabilmente. Non lo so, io dico, mi sembra che chi è a capo della società abbia le idee ben chiare, ben precise, a prescindere che mi tenga o non mi tenga, voglio dire, non è un problema. Però che possano condizionare questo mi creerebbe, non a me personalmente, ma creerebbe dei problemi, perché vuol dire che si è sbagliato qualcosa. Però la gente è giustamente libera di poter pensare quello che vuole. A me personalmente non mi disturba, anzi, ripeto, mi dà quell'energia in più per poter finire ancora meglio. Infatti, mister, io le volevo proprio chiedere questo, guardando i dati dicono tutt'altro, cioè, anzi io le volevo proprio chiedere, non le dà soddisfazione aver battuto proprio un record che era fino a qualche tempo fa di Conte? No, vabbè, ma io quello dei record, ti dico, anche perché sono categorie diverse qui, dei record non mi è mai interessato niente. Anche se voi me l'avete ripetuto diverse volte, la cosa che principalmente mi interessava è quella di finire bene. Tu prova a pensare a fare dei record che poi dopo la fine perdi per un punto un campionato, sarebbe da fuori di testa, e quindi mi è interessato poco. Le categorie sono molto diverse, perché noi siamo in Serie D, però anche se sei in Serie D vincere non è facile. Purtroppo ci siete capitati, no? La città ci è capitata in questa categoria e non può farci niente, perché non è stata colpa né dei tifosi né era colpa vostra probabilmente, è stata colpa di altri che hanno gestito male alcune situazioni, quindi ci si è trovati a rifare un campionato di Serie D dove per tutti era un campionato molto molto semplice, quando la realtà non è così, e quindi da lì bisogna ripartire. Cioè, il tifoso deve capire il momento in cui si trova, la realtà in cui si trova, ripeto. Il tifoso deve essere contento di una cosa qua, ma questo sono convinto che l'avrò detto un miliardo di volte, ma è la realtà, deve essere contento la società che ha preso a cuore questa società.
perché è una società solida e visto quello che sta girando in giro, secondo me bisogna tenere la bestretta, quindi dovrebbe preoccuparsi secondo me di che la famiglia De Laurentiis si rimanga qua per parecchio tempo. Questo è un mio pensiero, ripeto, io sono libero di dire quello che voglio, quindi posso dire tranquillamente anche questa cosa qua. Più che preoccuparsi se Conacchini deve rimanere o non deve rimanere, perché quello possono fare tutte le scelte che vogliono la società, ripeto, gli allenatori ne trovano una marea, i giocatori ancora di più, ma la società sono sempre meno, quindi bisogna tenere ben strette. Questo dovrebbero capire. Mister, sempre per parlare di numeri, i numeri dicono che avete fatto un girone strepitoso, 42 punti, 32 punti in 15 partite, ha qualche rammarico che solo la sconfitta contro la Turris o l'uscita in Coppa Italia? No, prova a pensare... Ho fatto una stagione esemplare? No, esemplare no, si poteva fare anche meglio, si poteva fare anche peggio. Abbiamo perso con la Turris, prova a pensare quanto nervoso mi possa aver dato, no, a me personalmente. Perché sono stato anche accusato di non essere un uomo quando prima ne hanno fatti di tutti i colori in campo, poi volevano darmi la mano e io faccio fatica a dare la mano quando tu prima me ne combini di tutti i colori, e quindi io, lì si vede che sono un uomo. È stato uno stimolo a fare ancora meglio, è stato uno stimolo a fare ancora meglio perché... perché sì, è uno stimolo, per me è stato uno stimolo, no? Essere stato accusato di una cosa del genere da... che proprio non mi sento assolutamente dentro, dopo che siamo stati provocati, dopo che siamo stati, cioè, probabilmente avete visto tutti anche voi quello che era successo, ma di che vogliamo parlare? Non c'ho proprio voglia di parlare, non vorrei entrare nella polemica, infatti non volevo entrarci, però dopo se mi punzecchiato ogni tanto ci cado dentro, volutamente, e quindi è stato uno stimolo anche quello lì. Proviamo a vederla in un altro modo, perché nel calcio è bello perché le puoi vedere sempre da due aspetti. Sì, io ho la propria visione. Quindi... Mi sembra che se il Bari conferma Cornacchini, fa un piacere a Cornacchini. Allora proviamo a vedere invece dall'altra parte. Fanno piacere a me, non so. No, siccome il Bari è forte, sì. Cornacchini ce ne sono tanti, gli allenatori, no? Beh, hai anche giocatori, gli allenatori ce ne sono. Un altro presupposto, io non so se il miglior calcio di Cornacchini lo potremo vedere, me lo auguro. Calcio più bello se avrai la possibilità di farlo. Però c'è anche un altro aspetto che è importante, no? Che il Bari cambia allenatore da una vita, ogni sei mesi, ogni anno. Qui per la prima volta c'è la possibilità di dare continuità ad un discorso tecnico. Allora ti chiedo, siccome l'anno prossimo, o meglio fra tre mesi, non ti illudere, il verbo sarà uguale, se ti confermano è perché devi vincere, non perché devi pareggiare o perdere. Devi vincere subito la C, perché Bari ti chiederà questo e la società ti chiederà questo, non è che ti può chiedere facciamo un assestamento. No, assolutamente. A Bari assestamenti non ne puoi fare. È normale. Siccome è così bello allenare il Bari, chiedo a uno dei possibili candidati ad allenare il Bari, quali garanzie chiederesti alla società per rimanere? Se le chiederesti, allora, oppure io penso se che accetti a scatola chiusa. No, penso che sia una cosa completamente diversa. Allora, mi sembra che la squadra qua sia stata fatta veramente in fretta, proprio in fretta, perché non c'era né tempo e quindi l'iscrizione è stata costruita in pochissimo tempo. Per chi arriverà qua o per me che rimarrò non lo so, chiaramente si farà un percorso diverso, no? Avrei un pochettino più di tempo per poter fare delle scelte, ma non io, per chi arriverà, quindi non gli parlo in generale. E quindi probabilmente da quel punto di vista lì sarà un pochettino più facile, ma sarà più complicato lo stesso il campionato perché il Bari dovrà vincere sempre, quindi dovrà vincere sempre 3-4-0, cosa che non è possibile, 1-2 pareggi o qualche sconfitta che ci può stare, probabilmente qua non sarà possibile. E quindi ci saranno le difficoltà lo stesso come ci sono state quest'anno, come ci saranno il prossimo anno, come ci saranno poi gli anni successivi, perché è una piazza che pretende. Però l'unica differenza è che tu hai un pochettino più di tempo per poter costruire una squadra, per programmare un pochettino la squadra. Quindi, da quel punto di vista lì, per chi arriverà o per me che sarò... O per chi arriverà, insomma... Sarà un bel aumento di ingaggio, rimani su quelli.
che devo chiedere. Davide, ma c'è una palla per Davide? Sì, sì, guarda la palla, ma è possibile. Mister, c'è un'immagine che mi ha colpito moltissimo nell'ultima partita, alla fine, al fischio finale, a un certo punto si allontana e dice così a qualcuno: no, no, io mi lascio, volevo restare in disparte la festa e dei miei ragazzi, che sì, dà, dal mio punto di vista, personalmente, visto che si parlava di uomo, la dimensione dell'uomo. No, ma perché, perché io sono convinto di una cosa, ma tutti, io penso che, cioè, la differenza la fa, a parte la società che fa la differenza perché è strutturata in una maniera che la può fare, ma poi sono i giocatori che vanno in campo. I giocatori che vanno in campo, tu gli puoi spiegare mille situazioni, gli puoi spiegare come ti piacerebbe giocare, gli puoi spiegare mille situazioni, ma se sei zuccone non le capisci, fai fatica. Quindi secondo me il merito è un merito ai ragazzi, non mi andava assolutamente di togliergli questa cosa, quindi mi sono allontanato, ma non è che l'ho programmata prima, la testa mi ha detto di fare così e l'ho fatta, io da quel punto di vista lì sono abbastanza istintivo. Quindi mi sembrava giusto che i ragazzi festeggiassero sotto i tifosi perché se lo meritavano, anche se si gioca in Serie D, anche tutte le componenti che uno vuol dire, però tu hai vinto perché noi eravamo in questo momento qua giocatori e allenatori di Serie D. No, ma la mia domanda, mister, è, cioè, questa assenza o scarsa fiducia di una parte, diciamo, cioè dipende anche da questo suo basso profilo dal punto di vista, ecco, della comunicazione. Non lo so, ma non è un problema. Io ho 53 anni, tu prova a pensare se posso cambiare 53 anni, non posso farlo assolutamente. Non lo facevo quando ero giocatore, non andavo mai, ma perché? Ma non perché ce l'ho con. Io sono. Cioè, voglio dire, qua la tifoseria è strepitosa, cioè ma proprio strepitosa, ma realmente lo dico. Però io ho il mio carattere, quindi in quel momento lì mi sembrava giusto che i ragazzi prendessero tutto l'abbraccio della tifoseria perché se lo meritavano. No, ma rispetto a questa. Rispetto a questa non lo so. Qua, no? Non lo so. Cioè, come se lo spiega che un allenatore che è primo in classifica dalla prima giornata, che ha raggiunto un obiettivo. Non lo so, ottimale. Cioè, come giudicate l'allenatore? Cioè, io non riesco a capire come va giudicato l'allenatore, per come lavora in campo, per come va giudicato. Cioè, io a volte mi faccio delle domande, no? Quando voi giudicate un allenatore, questo non è buono allenare, quello è buono, ma perché vedete solo come gioca la domenica o perché lo vedete come allena in campo, come gestisce certe situazioni? Probabilmente è un insieme di cose, probabilmente. Non lo so io come dei modelli, se fossi stato più simile a Grosso, a Stellone, saresti stato sicuramente un ottimo allenatore. Dipende dai modelli, ognuno di noi. Ognuno ha il proprio modello, chiaro che. Sì, non lo so. Però ripeto, il giudizio anche della gente, non capisco come possa essere, cioè è per quello che non mi preoccupa, anzi mi dà una carica a poter fare ancora meglio, e fare meglio vuol dire fare risultato. Cioè, qui la chiacchiera stare a zero, non è che devi fare gioco champagne e poi dopo non vinci mai, non vinci una partita. In realtà devi fare risultato, che è quello che conta nella vita, non conta nient'altro, secondo me. Poi dopo. E poi non riesco a capire come possano dare il giudizio, cioè lo danno su quello che vedono la domenica, ok, ci può dare perché probabilmente le partite non sono bellissime. E poi anche la categoria ti aiuta, no? Perché tu vai a giocare in certi campi dove noi siamo veramente. Tu prova a pensare, riuscire a stimolare entrando nella testa i giocatori forti come Floriano, Di Cesare, che hanno fatto categorie importanti, e convincerli che lì è uguale, è la stessa cosa, che bisogna fare quello, che bisogna fare quell'altro. È dura. Probabilmente la forza nostra è stata anche quello, no? Anche quello di riuscire a farli entrare subito nella mentalità della categoria, che non è facile, perché ci sono passato, quindi so cosa vuol dire, avendo fatto il giocatore, so cosa vuol dire giocare al top, poi giocare in certi campi dove devi avere qualcosa di tuo dentro, cioè devi avere la passione. Se non c'hai passione non puoi fare niente, non c'è niente da fare. La passione te la dà. Io personalmente ero uno che se giocavo nella strada o giocavo in un campo a San Siro, per me era la stessa cosa, che solo un matto dice una cosa del genere, però per me è la stessa cosa. Io ho vinto un campionato di eccellenza, è stato l'anno dove mi sono divertito di più e dove ho gioito di più. Voi non mi avete visto forse gioire, ma lì ho gioito di più in un campionato di eccellenza, perché ho avuto delle soddisfazioni talmente grosse. E quindi ci vuole passione, e quindi per poter portare giocatori a cambiare la loro mentalità, per poter affrontare questi campionati qui, devi fare un lavoro, secondo me, importante. Però questa è la mia idea, dopo ripeto.
Sì, mister, al di là del, diciamo, le chiedo due cose. Innanzitutto, al di là di chi guiderà il Bari, però lei quest'anno ha avuto questo gruppo con sé tutto l'anno e l'anno prossimo il cambio di regolamento in Serie C che toglie, diciamo, l'obbligo della lista, del numero dei calciatori da iscrivere, eccetera, eccetera, potrebbe aprire ad una conferma, se non in blocco, comunque a gran parte di questo gruppo. Non ci sarà da fare troppi conti su chi potrà essere iscritto oppure no, perché sembra che la Lega Pro vada in questa direzione. Quindi volevo chiedere innanzitutto se diciamo in questo gruppo vede più che una base per ripartire. E poi volevo chiederle, insomma, comunque la stagione proseguirà, e la squadra è arrivata alla fine del campionato inevitabilmente un pochino stanca anche mentalmente. C'è questa coda della Pro Scudetto che da un certo punto di vista è stimolante, dall'altro però potrebbe diventare persino un'arma a doppio taglio se il Bari non riuscisse ad affrontarla come si deve, anche nelle famose valutazioni, no, di cui abbiamo parlato fino a oggi. Valutazioni da parte vostra, da parte della gente o da parte della società? Della società. Se le fate voi le valutazioni un conto, se le fa la gente un altro conto, se le fa la società un altro conto ancora. Quindi in generale. No, noi le affronteremo come è giusto che sia, anche già la domenica tu affronti una squadra che sta lottando per non retrocedere e la domenica dopo vai a giocare contro un'altra squadra che sta lottando per non retrocedere, quindi tu devi essere professionale nella maniera più possibile, quindi non devi regalare niente, poi prova a pensare se a noi ci ha regalato qualcosa, quindi in generale non bisogna regalare niente, bisognerà, anche se siamo arrivati un pochettino stanchi, devi riuscire a trovare le energie perché è giusto che sia così, perché sei stipendiato fino a quando non finisce il campionato, perché sei un professionista anche se si gioca tra i dilettanti, quindi devi essere bravo ad affrontare mille situazioni. E quindi io non vado a pensare a quello che succederà se poi non si riesce a superare il primo ostacolo della Pro Scudetto, non lo so, io questo non te lo so dire. Noi sicuramente ci metteremo tutto quello che possiamo per poter affrontare tutte le partite nel miglior modo possibile. E riguardo il gruppo? Riguardo il gruppo non te lo so dire perché non ci ho pensato neanche, perché ancora non sapendo neanche se rimango o se vado via, non è un problema che mi creo, ce ne ho già troppi, quindi questo è l'ultimo che mi vado a creare. Sì, qual è l'immagine, il momento che porterei sempre dentro di te questa stagione? Magari tutto. Una cosa particolare che è successa in questo campionato che rimane un po' la fotografia del campionato? Tutto perché tutto perché poi chiaramente voi quello che è successo anche dentro la spogliatoia non lo potete sapere, quindi la gestione che sembrava facilissima è stata una gestione non complicata, però stimolante proprio per mille situazioni, quindi io mi porterò dietro di me proprio tutta l'annata dal primo giorno che sono stato chiamato da Peppe Pompiglio, che mi faceva delle domande, quindi dicevo, ma mi ha chiamato, sentiamo un po', quindi aspettavo questa cosa qui con grande apprensione perché per me era una poteva essere una cosa molto molto importante, lo è stato. Quindi da quel momento lì in poi ho tutti dei ricordi. Una vittoria che ti è piaciuta in maniera particolare? La vittoria che mi è piaciuta di più, l'ho già detto, forse quella con la Cireale, quella in 9 dove si è sofferto, dove c'è stata un'accoglienza tosta, dove il campo era improponibile, dove la squadra ha dimostrato una forza notevole, quindi quello me lo ricordo. C'è stata l'espulsione di Piccolo, quindi anche Piccolo è stato espulso, quindi anche quella va sottolineata. Senti, tu hai sempre detto che c'è un giocatore il quale ti rivedevi un po', però non hai mai detto il nome, chi è questo giocatore che è finita la stagione? Mi ci rivedevo un pochettino con Simeri, ma non per il modo di giocare, ma perché ero un pochettino indolente anch'io durante la settimana e mi pesava. Che non riuscivo a capire perché ero di legno, quindi non riuscivo a capire quello che mi chiedevano gli allenatori, perché avevo la fortuna che la domenica poi facevo sempre gol e quindi l'allenamento veniva in secondo piano, invece la realtà poi passando con gli anni mi rendevo conto che l'allenamento era fondamentale perché la bella legnata mi stai dando, sembra un complimento, ma no, la realtà cioè che non si è allenato come doveva.
No, no, che non si è allenato come doveva, che era un po' indolente, quindi io ero un po' indolente, che facevo fatica a capire che l'allenamento era fondamentale, e lui mi sembra che adesso l'abbia capito. Adesso l'abbia capito. E quindi da quel punto di vista lì mi ci rivedevo. Perché, ripeto, perché per poter migliorare, per poter far gol, conta allenarsi sempre al top, devi essere sempre al top. Però se avevi la fortuna di fare gol ugualmente, che più del giocatore si rilassa un po', invece non puoi assolutamente. Senta, man mano che arrivavano i calciatori, lei credo si sia fatto un'idea, no? Parlo di agosto, parlo di quando questa squadra è stata originata, di quello che avrebbero potuto dare, no? Non le dico chi le ha dato meno rispetto a quello che ripensavo, ma chi le ha dato invece qualcosa in più? Le ha detto, no, cavolo, questo qui, cioè c'è stato un nome, qualcuno. No, in generale tutti hanno dato tanto, secondo me, anche quelli... La sorpresa è stata soprattutto i ragazzi giovani. Ragazzi giovani che pensavo che in una piazza difficile come questa potessero avere qualche problema in più. Invece mi sembra che chi più chi meno si sono comportati molto molto bene. E quindi ripeto, giocare a Bari non è facile per i grandi. Provi a pensare per un ragazzo giovane che di solito dopo il primo gol che sbaglia, il primo fischio, poteva nascondersi. Invece qui... mi sembra che siano stati di personalità, quindi hanno delle prospettive importanti. Però tutti. Una giusta riflessione finale. Liberiamo perché deve andare. A Orio al Serio, i tifosi dell'Atalanta hanno festeggiato, diciamo, la Champions, tra virgolette, il piazzamento momentaneo. Sì. La stessa cosa è successa a Bari per una vittoria in Serie D. L'ho visto un po' confusa l'altra sera. No, confusa no. Come vi vedete confuso? Io sono bello lucido. Io. No, nel senso che confusa. Ho avuto la fortuna nella mia carriera sia calcistica che da calciatore che anche da allenatore di vincere qualcosina. Qualcosina ho vinto, non ve lo voglio ricordare, ma qualcosina ho vinto. E quindi sono sensazioni positive, sono sensazioni bellissime che qualsiasi allenatore o giocatore vorrebbe vivere. Quindi non è questione di confusione assolutamente. È una cosa piacevole, no? Nel momento in cui vedi tutta questa gente che viene all'aeroporto, è una cosa sicuramente piacevole, anche per uno che tende anche, no, a non entrare dentro, no? Quindi a schivarle un pochettino. Però sono sicuramente molto molto belle. Cosa vorresti dare al Bari che non hai ancora dato? Non ti è riuscito di dare questo? No, cosa vorrei dare? Ma tutto me stesso, quello che sto facendo. Io alla base, ripeto, ho grande passione, che secondo me fa alla lunga può fare un po' la differenza. Sì, secondo me sì. Secondo me sì, perché a prescindere dai contratti, io ripeto, le mie valutazioni le ho fatte sempre, anche da giocatore le ho fatte sempre in funzione del progetto che mi piaceva, anche, quindi da quel punto di vista lì io sono un passionale. E secondo me quello, almeno per me, determina. Quando io faccio la scelta e ho la possibilità di poter scegliere, che è quasi impossibile adesso, no? Perché il calcio è cambiato, quindi giustamente l'allenatore deve allenare quello che... Però potessi scegliere, io sceglierei giocatori che da quel punto di vista umano e passionale ti possono dare tanto. Sono convinto che possono rendere molto molto di più di quello che può rendere un giocatore normale, bravissimo, ma che ha una cultura diversa, un pensiero diverso. Questa è una domanda seria, scherzo ovviamente. La pastiera di Pasqua te la si portata da Bari? Non me la sono portata, ma la mangio anche adesso, la mangerò anche stasera. Grazie a tutti. Grazie.